Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Grande Fratello VIP 7. Alfonso Signorini prepara un grande colpo in entrata, mentre per un VIP sembrano ormai perse tutte le speranze. Di chi stiamo parlando? Alfonso Signorini prosegue la composizione del suo puzzle per la prossima edizione del Grande Fratello VIP. Le idee che frullano nella mente del conduttore e del gestore delle risorse umane VIP del reality di Canale 5 sono sempre tante ma, al momento, di nomi confermati per l'edizione che partirà il prossimo settembre ce ne sono davvero pochi. In queste ore poi uno dei pochi nomi che era dato come sicuro prossimo concorrente, rischia seriamente di essere depennato. Definitivamente. E quindi si continuano ad inseguire altri nomi intriganti. Sulle sue storie di Instagram Alfonso Signorini ha lanciato un messaggio che potrebbe suggerire il nome di un prossimo VIP. Un pallone tenuto tra le mani. Grande Fratello VIP, la caccia continua. Nessuno meglio di Alfonso Signorini sa che in questo campo le sorprese, soprattutto quelle sgradite, sono l'assoluta normalità. A volte basta un semplice dettaglio contrattuale per far saltare un accordo che sembrava già chiuso. Per cui occorre iniziare una nuova trattativa con un nuovo VIP, ma non è semplice perché uno show come il Grande Fratello VIP è assolutamente unico. E sembra proprio che vi siano problemi di natura legale a complicare maledettamente l'ufficializzazione di un personaggio che nei giorni scorsi era dato come sicuro protagonista del reality. Il personaggio in questione è Pamela Prati e l'allarme è stato lanciato dal portale People TV. In queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia, in questo momento, di non essere confermata come concorrente, come poi riportato da Gossip.fr. Con punto per l'ex soubrette del bagaglino sarebbe davvero un brutto colpo. Poiché dopo lo scandalo seguito allo pseudo matrimonio con Marc Caltagirone, il reality poteva rappresentare una grande opportunità di rilancio personale. E per un VIP che rischia seriamente l'esclusione prima di iniziare, un altro pregusta l'ingresso dalla porta rossa. Un pallone tra le mani ed un nome. L'indizio di Alfonso Signorini riguardante il prossimo VIP pronto ad entrare nella casa è un pallone tenuto tra le mani. I suoi colori sono il bianco ed il celeste, che ricordano i colori sociali della squadra di calcio del Napoli. Il sottofondo del brano O Sol Mio, interpretato da Luciano Pavarotti, toglie qualsiasi dubbio sulla località in questione. Ma chi può essere il personaggio che tiene il pallone? Usando il condizionale come necessaria precauzione, potrebbe trattarsi di Diego Maradona Jr. Figlio del grande Pibe de Oro. Potrebbe quindi essere lui il grande nome sportivo che intende giocarsi Alfonso Signorini per il suo show. In attesa, sempre, delle tanto desiderate conferme ufficiali. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.